Lei ha il Green Pass, signorina? Sì. Ce l'ha? Anche io, ma loro lo volete il Green Pass? Ho avuto il Covid e hanno vaccinato, quindi... Bravo, bravo. Le mascherine, stiamo sempre a fare colazione. Dove è andato? Quello là. Andando ti pago i cappucci, due cappucci e la pasta. Ma lei non è di Corridonia? Sì. Ah sì? Abito strano. Ah, abita qui. 500 metri. Qui è il posto più bello di Corridonia, infatti vengo sempre qui. Non è vero. Oh, senti, lo metto quello, Ha fatto lo scontrino, l'hai visto? No, no, perché... Ha fatto lo scontrino, ah sì, ma... Dopo qualcuno dicesse... No. Tutto bene? Abbastanza, sì, dai, tutto sommato, dopo le feste, sì. Mi sono ingrassato i 3 kg. Dovrebbe andare meglio, però che vogliamo fare? Oh, io sai che vengo sempre qui, faccio la passeggiata, vero? Vengo qui, adesso più che cosa? Sì, sì, fai bene. Un doppio whisky con pronto soda. Pronto il caffè? Vuoi un caffè? Ti preparo qualcosa? Sì, sì, un attimo, che ci devo pensare. Faccio il caffè alla ragazza, allora. Sì, come? Alla signora, Signora si chiama? Parla bene, che è il campione. La signora chi è? La signora chi è? Signora Luciani. No, allora, tu mi chiami una signora di licenzio. Sì. Non lo metto questo. No, metti, io mi licenzio. Ti licenzi? Sì. Ma come lasci quell'uomo lì che è l'amore di tutte le donne di Corridonia? Non farebbe mai. Sì, ma poi non è vero, gli preparo anche il caffè, ho messo sulla concumetta. Prego, chiaro. Concumetta? Quant'anni? 48. Ma no, dai, le portate in giro. Quanti anni si possono... E c'è un'altra pure dei 50 anni, un'altra figlia. È un maschio di 46. Scusi, lei quanti anni ha, signora? Io ne ho 70, cioè 73 a luglio. 73? 73 facciamo. 73? È uno scherzo? No, con la carta d'identità? Beh, no, non arrivo a questo, quindi voglio dire, no, però devo dire una cosa, voi venite qui perché c'è questo signore qui che è l'amore di tutte le donne. Ah sì? Oh, va d'accordo con quelle, madonna santa, è un miracolo, va d'accordo con quelle lì. Prima ci venivo spesso, purtroppo. A saperlo. A saperlo. A saperlo, Sì, però sta riprendendo. È abituata ai complimenti. Io? Sì. Ma come no? È vero che la donna è superiore all'uomo? Sì. Sì? Convinta? Sì. Sì, però avete fatto le storie da matti per sposarvi. Dopo, quando l'hanno avuto in casa, l'hanno preso per il collo e per la gola, gli prepara i pranzetti. Sì. Dai, guarda, quello là, scusa un attimo, quello è venuto da Fiuminata, è venuto a fare la fortuna qui, Sei venuto qui, benedetto fra le donne. Ma vattene via, Camilla, la civiltà te la do io, la civiltà. Adesso riprendo anche qua perché vale la pena. C'è l'altra figlia che c'ha 50 anni. È a Roma, vive a Roma. Non sta qui, è un peccato. Tu vivi qui, sposata? No, felicemente single. Ancora per poco. Fammi sta zitto perché dico, dopo dico che l'omini non già più i cosi. Come si chiama? Vabbè. Vieni qua. Io sono per la donna. Io sono tempesta. Capirai, ha parlato di tutto il genere. Ok. Senti, no, un attimo. Mi senti? Vieni. Sì. Mica mi ricordo che dovevo dire, ma è confuso. Ho detto che sto aspettando che il mio ragazzo Lorenzo mi faccia la dichiarazione d'amore e la proposta di matrimonio, ma ancora non me l'ha fatta. D'amore te l'ha fatta, no. Matrimonio mica è fesso. Io tutte e due le voglio insieme. Ah, sì. Su questo hai ragione. E dopo questa conversazione così culturale che ho fatto, mi faccio un moretto fatto dalle deliziose mani di Simone. Di Simone, benone. Via così. Bene.